Ciao a tutti, come state? Spero tutti bene. Qua siamo passati da 20 gradi a 3 e domani dicono forse, forse dicono le previsioni, nevicherà mi sta pioggia. Non ho parole, appena finito di piantare tutti i miei fiori. E <ride> eh, vabbè dai. Scusate inquadratura ma non potevo veramente aspettare domani ho appena finito di sentire un video della madre di tutte le false e veramente veramente no. non ho resistito allora Vi dico la mia le mail quello che è successo al canale de... dell'invertebrato che la signora la signora delle bugie, ha detto che non si può. Oppolo, non si può perché no? lui non vuole, allora, eh, David Oppolo, visto che non vuole. Secondo me è tutto, è lei che fa, è tutta una montatura, le mail di minacce, le, tutti i casini che fa. Vi ricordate il giusto? E lei sta replicando con qualche piccolo accorgimento quello che è successo col giusto. È tutto, lei l'artefice. Vi ricordate che ha detto che lei è il burattinaio e tutti gli altri sono burattini e lei muove i fili? Ed è così che fa. È così che fa dunque ha fatto tutto l'intrigo perché un trasloco comporta anche un costo, un costo un, una parte economica e giustamente bisogna recuperare in qualche modo. E... E lei si è reinventata una cosa che aveva già denunciato anni fa che volevano eh, appropriarsi del suo canale dei suoi video ma comunque continuiamo gli è arrivata quella mail e abbiamo visto tutti eh, <ride> la vera la vera chiara Avete visto la vera Chiara? Cosa non è uscito da quella bocca? E poi tu hai coraggio di chiamare gli altri bestie di Satana? Ma tu sei Satana in persona? Io penso proprio che Satana avrebbe proprio paura solo a nominarti, a guardarti. Tu sei peggio di lui. Non so se vi rendete conto di cosa è uscita da quella bocca. Di tutto e di più. E lo zerbinetto, l'uomo Z, zerbino, zerbi, non poteva neanche dire beh, neanche interrompere, neanche niente, perché eh, la lupa continuava a vomitare odio, veleno, offese, di tutto. Ok. Come al solito la vigliacca l'ha privatizzata perché poi non ha il coraggio di, eh, di, di, di tenere quello che ha detto perché ha paura di perdere eh, iscritti, ha paura che gli tolgono eh, la monetizzazione per quel video e, e così. Tanto sappiamo tutti: lei. Il modus operandi di, della falsona, ok? Ci sono stati vari battibecchi, live, eh, live contro risposte di qua e di là. Ma quella di stasera, allora, la signora falsona, stasera, non so se è stasera, io l'ho visto dieci minuti fa. Fa un video. Dove dice che lei, ascoltate bene, lei non ha problemi a fare il nome di questa persona e che ieri lei non ha fatto nomi per quanto riguarda mail, minacce e, e via di seguito e che se questa persona si sente presa in causa avrà la coda di paglia usato le queste esatte parole allora respiro allora tu ieri non è che hai solo ehm, fatto capire eh, parlato in modo che eh, il tuo discorso mm, riferisse a, a questa persona eh, non è che non voglio fare il nome è che non so se posso per cui sappiamo tutti potrei dire il nome del canale parlava della dama e allora eh, non è che ha fatto solo allusioni lei gliene ha dette di tutti i colori ma come ti permetti brutta falsona eh? oggi lei predicava eh, ha tirato fuori ancora la storia del prete che è passato un anno e non c'entra niente con questo discorso primo l'hai già detta la storia del prete l'hai già detta, già ridetta detta, ridetta, detta, ridetta la storia di Viserbella ok ha messo in un concesso che là, forse potresti avere eh, ragione, però nemmeno Viserbella c'entra con questo fatto. Allora, se a me hanno rubato il telefono eh, tre anni fa, che è vero, hanno rubato il telefono. Non è perché oggi ho un problema, e sono arrivata stanca del lavoro, eh, Prendo, faccio un video offendendo perché mi hanno rubato il telefono. Basta, ma andiamo avanti. Se non mi perdo, allora comincia. Dice si sente presa in causa, ma vedete, con le braccia aperte, tipo eh, Papa. Eh, vedete, io non ho problemi a fare nomi. Non ho problemi, ah, se non ho fatto nomi è perché non era riferito a lei. Mamma mia! Io penso che uh, anche all'inferno non ho chiuso le porte. Cioè per non farla entrare veramente. Cioè io non ho parole. Ha detto che non, non ha problemi, che non era riferito a lei e che questa persona gli ha. Eh, fa body shaming che parla delle sue braccia e lei ha fatto vedere le braccia e ha detto: Vedi, non mi vergogno e sono molli perché sto dimagrendo? Ma se non ci stai neanche più nello schermo. Ti stai gonfiando a vista d'occhio come fai a mentire così non che di qua che di là eh, e che insomma lei voleva ribadire che sulla live schifo sulla live incommentabile di ieri non c'era nessuna allusione alla dama. <ride> non c'era nessuna allusione. E che questa gli ha perfino detto che do, devono prendersi per mano e andare a... Sempre roba di, di tempo fa, tempo, te mesi, non so, mesi o un anno, non lo so. Comunque non storie di adesso. E lei gli ha detto: Prendetevi per mano, andate di qua, è andata, insomma, raccontava tutte storie già lette, rilette. Già. Allora, adesso ti dico io nella live schifo che hai fatto ieri insieme a tutto il nucleo familiare che ti sta dietro solo perché tu li stai sponsorizzando? No. Tu hai toccato i figli della dama, che uno poverino non c'è più anche. E comunque non ne hai neanche il minimo diritto di toccare l'altro, perché non sono assolutamente affari tuoi. Non sono affari tuoi. E sia tu il tuo nucleo familiare avete detto che hanno fatto bene a portargli via il figlio perché avete anche insinu senza insinuare l'avete detto apertamente che gliel'hanno portato via perché lei faceva il mestiere più vecchio del mondo non avete detto con questa eleganza avete detto proprio la parola né di tutto e di più e una cosa che proprio tu sei avezza a fare <coughs> è proprio il tuo marchio di fabbrica, malvagio, tu gli hai detto: devi schiattare, però ti sei dimenticata di dire nel dimenticatoio stavolta. Che volevo! Come facciamo stavolta a rigirare la frittata? Perché con Blues hai detto che non ti ha creduto neanche le formiche che passavano vicino alla macchina, eh, non ho curato la morte a Blue's. io gli ho detto devi morire nel dimenticatoio. Falsa. Tu hai detto devi morire. Punto. <coughs> punto. Che poi la grammatica come stasera, quando hai detto ha chiamato il prete perché se eh, ha detto ci sposassimo, doveva dire un altro verbo. Vabbè, lasciamo stare i verbi che sappiamo che siete. <ride> Ma l'ha poi trovato tuo marito intelligentissimo, migliore del mondo? Trovato Subadù. Il eh, canale di Suez l'ha trovato? Hai fatto chiudere anche il canale di Suez? No, perché comunque tu l'hai proprio incolpata dicendo che è lei e che durante la live l'invertebrato che non sa neanche mettere insieme eh, articolo, verbo, predicato verbale, eccetera, fare una frase completa? Ti ha detto lo abbiamo sgamato, sappiamo chi sei e là sei andata giù di brutto. Ma poi con che faccia? Con che faccia? Con che coraggio dici? Ma con tutte queste cose brutte che succedono al mondo, ha detto. Um, lei e la dama non ti vergogni eh, di fare body shaming non ti vergogni di dire um... aspetta è così quando sono avvelenata è così lei voleva dire che per la gente, per i ragazzi che guardano i video, il video eh, non è bello sentire questa che eh, prende in giro per le braccia o che augura che si prendano per mano e vadano a fare cose che... Ma adesso io faccio la stessa domanda a te. Ma tu non ti vergogni di simulare gravidanze? E magari c'è gente che va in depressione, in esaurimento, in cura perché non riesce a stare incinta, a rimanere incinta e tu continui con queste decine di gravidanze gemellari risucchiate, aspirate tipo Dyson interno. Non ti vergogni, no? Tu non ti vergogni con tutte con tutti i femminicidi che eh, purtroppo purtroppo succedono nel mondo, non solo in Italia, purtroppo ancora. Non ti vergogni di aver simulato uno stalkeraggio finto? Non ti vergogni? Sono gli altri che devono vergognarsi. Tu no, lei ha detto che è limpida, pulita. <ride> Gliene hai detto di tutti. L'hai chiamata figlia di Ma come ti permetti? Tu non vuoi che si offendano i tuo la, giustamente, tua madre, tua suocera? Ma giustamente ti do ragione, qua. E come ti permetti tu di chiamarla figlia di? Eh, premetto una cosa. Premetto una cosa: eh, io non, non seguo la dama, non sono abbonata al suo canale, non sono, non sono niente, ma a me le cose che non sono giuste, le ingiustizie, può essere qualsiasi persona. Io lo dico, io lo dico per cui non puoi dire no non ho fatto nomi lo faccio stasera come stalker e tiri fuori Viserbella. No, cara. No, 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 ci c'è benzina. No, 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 no. Tu ieri non hai insinuato, tu ieri hai detto apertamente che sono loro due, lei e suo marito, Gliene i detti di tutti i colori, hai toccato le famiglie di loro e hai toccato i figli e sai cosa devi fare come gli struzzi mettere la testa sotto la sabbia e vergognarti un po' è inutile che continui a dire tu sei qua e io sono qua ma dove sei ma che minchia sei chi sei ma chi sei adesso ha detto siccome la polizia avrà messo io, eh, sapete sulle case quando... Eh, vabbè, non voglio... qualcuno non vuole la pubblicità e mettono... per No pubblicità, per favore, no pubblicità. Ecco, i carabinieri avranno messo un cartello enorme fuori con scritto No, Chiara, No, Chiara, No, Chiara, basta denunce finte, basta denunce finte. Adesso mette tutto in chiavetta. Cavolo, avrai una, una chiavetta da un miliardo di giga che per portarla ci vorrà la carriola per portarla in giro quella chiavetta. Adesso a Google che la segue. <ride> Il signor Google in persona che la segue e oggi ha detto a schiudi, ha detto allo Zerbi chiudi la live, chiudi, chiudi, chiudi la live che... Aspettano che gli mando il video, la registrazione dei dati del video de, de, della chat che ne so cosa gli ha mandato. E al ah, signor Google che era là, Google che gli diceva: Dai, mandami che sono qua, che ti aspetto, che vi sto seguendo. Canaletti vale zero perché il canale di tuo marito. Il marito intelligentissimo che neanche al cepus secondo me l'avrebbero preso. Veramente. Durante la lezione di scienze Dov'era tuo marito. Non sa neanche cos'è la palpebra. È bello quando si presenta in live con quel, con quel sorriso che sembra stagliolio. Uh! Con la banana <ride> in testa cotonato. <ride> chiudi, chiudi la live. Adesso hanno Google che li segue. Lei è qua e ha detto io sono qua. E tu sei qua, ma chi lo ha detto? Ah, ha, ha insinuato anche che si è comprata che la dama si è comprata gli iscritti e lei no, <ride> no, <ride> lei no. Ops, ma dove sarebbero gli 80.000 iscritti? Ma una volta che facessi una live tu o tuo marito, ma scusami, eh. scusami. Ma se 80.000 persone ti seguono, e può essere, perché tu gli piaci, gli piace il tuo canale, gli piace <ride> perché gli piacciono gli scorregioni, e ci può stare. Giustamente ti sposi, ma ed è logico che, eh, non dico tutti, ma almeno la metà, si iscrivano anche al canale di tuo marito, siete una famiglia adesso. Dove sono? Dove sono? Fa le live e non riesce a tirare su neanche 45 persone. <ride> e gli viene da piangere. Eh? Non dico che tutte le persone siano libere o a disposizione per vedere live video al momento ma indifferita oh, li puoi vedere quando mai hai, hai avuto tutte queste visual quando crei situazioni come quella del giusto come questa come eh, i ladri in casa come quando è scappato giuseppe a proposito avete sentito giuseppe cosa ha detto Tutte cose che ave aveva già detto, ma che ha confermato. Io non so chi pensi, credi di essere col tuo canale che continui di riportiamo i nostri contenuti. Quali sono i tuoi contenuti? I mukbang a conduzione familiare. Che poi dovresti spiegarmi cosa vuol dire mukbenga conduzione familiare, <ride> e... e vi ricordate un un, un, una piccola parentesi. Avete sentito che ha detto che gli ASMR adesso che andrà nella casa di sua mamma li farà? Ha detto: Eh, lo so che ve lo dico sempre, ma stavolta è vero. Uh, segnatevelo nel calendario. E stavolta è vero. <ride> falsa, falsa. Dovresti fare le magliette con scritto falsa con 5A secondo me le venderesti bene falsa vediamo quando farà siccome nei, eh, nei video smr come vi ho già detto non può fare gli, eh, le pubblicità non può mettere le pubblicità perché eh, quei video servono a rilassarsi se mette uh, mentre a parte che <ride> I suoi video terrorizzano quando passa con le mani davanti al video. <ride> Hai l'impressione che ti dia uno schiaffo. Vabbè, ma se uno si rilassa e gli occhi chiusi non puoi far partire la pubblicità. Per cui a lei non interessano più di tanto. E ogni volta trova le scuse. Ma siccome è una falsa... È proprio bugiarda nel DNA. Ogni volta trova delle scuse. Ma quello che mi dà fastidio è che lei denigra tutti gli altri canali come se il canale suo o di suo marito fosse uh, il top dei top. Già stasera, stasera sì, ho visto un pezzetto di live proprio di Zerbi e a un certo punto una gli ha scritto, ma in maniera simpatica, in maniera... Gli ha scritto, Chiara non ti fa mai parlare, eh? E gli ha messo tutte le faccine che, che ridono. Allora lui ha detto, eh, no, aspetta, aspetta, adesso ti rimuovo il commento, non è vero che mia moglie, perché lei può. E... <ride> La strega falsona gli dice, no, amore, non cancellarlo. Ecco bene, allora non ti cancello il commento. <ride> Ma una decisione, una decisione da uomo, quando la prendi? Quando lo farai? Quando le disub... Quando farai il disubbidiente? In live così, lei ti dice una cosa e tu non la fai. Quando? fai vedere veramente l'uomo alfa non far vedere sempre l'uomo z e infatti non l'ha cancellato ha ascoltato lei e poi lui diceva da parlare chiudi chiudi che google aspetta la registrazione del video ahiaia yeah, yeah. Comunque, comunque non ho parole, non ho parole. Ieri ha, ne ha, ha vomitato veleno allo stato puro. Oggi si è rimangiata tutto e ha detto, beh, ci siamo la, la solita scusa, ci siamo difesi, siamo attaccati di qua, di là. Eh, lo so, ho detto cose che. Eh, brutte abbiamo detto di tutto e di più anche mio suocero a parte che neanche tuo suocero si doveva permettere di toccare la famiglia di dire che lei è così lei è colà gli hanno portato via il figlio ma come ti permetti comunque ragazzuoli vi auguro non so quando si caricherà questo video vi auguro una buona notte qua saranno circa le 10 di sera non ho ancora sonno come al solito vi auguro una buona notte un buon risveglio sogni d'oro un bacione immenso e alla prossima! Ciao!